Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti e bentornati nuovamente sul canale. Allora, vi ricordate il macerato di Ortiga che ho fatto 2 settimane fa, quindi 15 giorni fa? Ok, quello lì è diventato questo. Ovviamente è un composto molto, vedete, molto solido, che ovviamente l'ortica si è tutta disciolta nell'acqua, ha lasciato solo gli steli. Quindi ora andiamo a vedere come da questa parte, quindi del macerato non filtrato, andare a fare un composto che sia filtrato. Ok ragazzi, una volta che ci saremo armati con dei guanti, possibilmente spessi, perché l'odore è simile a quello del letame, quindi molto persistente e molto forte, quindi andremo a utilizzare dei guanti per far sì che ovviamente le nostre mani poi successivamente non si impregnino di quel cattivo odore. Ora ho preso un'altra latta, la stessa di questa, ovviamente per andarla a setacciare. Andrò direttamente a versare il contenuto. Stando attenti ovviamente che le parti solide non invadino nel recipiente con il macerato filtrato. Ovviamente io in questo caso ho fatto senza nessuna retina, o se no di solito utilizzo anche una maglietta che magari devo buttare via. Mi posso aiutare così, oppure anche con una piccola maglietta magari da buttare, o un setaccio, che sarebbe insomma il caso migliore. Io in questo caso faccio direttamente così e mi aiuto con il tappo. Allora, una volta che avremo setacciato tutto il composto, ovviamente vedete che in questa parte qua sono rimasti i rametti. Ora questo qua lo andiamo a diluire e andiamo a vedere ovviamente come fare. Allora, quindi dicevamo che il macerato di ortica dopo 15 giorni riesce ad essere un perfetto concime, però bisogna diluirlo con dell'acqua. Viene usata il rapporto di diluizione di 50-1, quindi 50 litri di acqua e 1 di macerato. Ovviamente oggi andremo a vedere anche come mi gestisco io con questo macerato qua. Allora, come avete visto, io mi sono appena aiutato con questo, diciamo, questa caraffa che conta anche il liquido, per fare anche una piccola irroratrice come questa qua. Allora ragazzi,
come detto in precedenza, una volta che il composto sarà ben setacciato, andremo ovviamente subito a pulire il vecchio contenitore, perché questo odore molto forte permane nel nostro contenitore. Quindi la cosa che consiglio io è, una volta che andiamo a fare macerato l'ortica e lo andiamo a spostare da un contenitore ad un altro, bisognerà andare a ovviamente pulire accuratamente il contenitore vecchio. Questo concime liquido riesce ad essere utilizzato veramente in tanti impieghi e ovviamente dopo 15 giorni dà il meglio di sé in termini di resa, perché riusciremo con un litro di macerato a fare 50 litri di concime, ottimo veramente per le piante da fiore come possono essere il gerarnio, la dipadenia e comunque sia tantissime altre piante. Allora, con questo video è tutto ragazzi, spero di essere stato il più chiaro possibile e ovviamente il più corretto possibile. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo di mettere un bel mi piace, commentare se magari l'avete fatto anche voi, l'avete provato, oppure volete maggior delucidazioni su questo tipo di macerato. Ovviamente aspetto che vi iscrivete al canale, perché iscrivendovi al canale riuscirete ad essere sempre aggiornati ogni video che pubblicherò, e questa è una cosa molto a parer mio molto comoda, perché magari riesco a postare sempre dei video molto interessanti e magari molto semplici da realizzare in questo ambito, quindi giardinaggio e orto in questo periodo. Poi ovviamente, come avete visto dal canale, integro molto il canale con video riguardanti i pesci che ho nel mio giardino, e più avanti andremo a vedere anche gli animali. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao!